mediche in uragano che pare sia in arrivo e che coinvolgerà anche la nostra isola. Ci spiega che cos'è, di che cosa si tratta? Allora, in pratica quello che è avvenuto è semplicemente uno scontro tra masse d'aria, una massa d'aria proveniente dal nord-est europeo, decisamente fredda, che proviene appunto da latitudini più settentrionali, che si è andata scontrando in qualche modo con una massa d'aria un po' più calda proveniente dalle latitudini meridionali. E questo, unitamente a un calo della pressione atmosferica in quota, e considerando anche che la temperatura della superficie del mare per tutta la stagione invernale si è mantenuta al di sopra di quella che è la temperatura normale, ha generato in pratica una sorta di depressione mediterranea che viene chiamata uragano, Medicane, ma comunque diciamo in sostanza è una depressione mediterranea molto intensa, che tra virgolette possiamo considerare un tantino anomala per la stagione proprio perché è un qualcosa che avviene normalmente nei mesi autunnali. E adesso siamo appunto nel clou di questa fase di maltempo che sta colpendo comunque in forma decisamente più intensa la parte orientale della nostra regione, perché è più direttamente esposta ai forti venti orientali che ruotano appunto attorno a questa bassa pressione che si è centrata nei pressi di Malta. E come dicevo appunto prima, questi venti che sono decisamente freddi si scontrano anche con delle correnti più temperate che vengono richiamate dalle latitudini più meridionali proprio dalla bassa pressione. E questo va a determinare precipitazioni abbondanti sia per oggi che per domani, in particolare sulla parte orientale della Sicilia, sulla parte ionica, mentre il settore occidentale, quindi il palermitano, il trapanese, l'agrigentino, verranno interessati solo marginalmente con qualche fenomeno, direi in particolare tra la serata di oggi e la giornata di domani. Potrebbe esserci anche qualcosa di intenso in forma locale, ma comunque nulla di rilevante rispetto appunto a quanto ai quantitativi che si avranno e che si stanno già avendo sulla parte orientale. Poi il tutto andrà spostandosi rapidamente verso sud. Direi tra la nottata di venerdì e la prima mattinata di sabato, infatti già sabato avremo un netto miglioramento ovunque, con condizioni di tempo discrete anche per la giornata di domenica. E per quanto riguarda le temperature, siamo sì una fase fredda, è vero, ma non eccezionale, comunque perché siamo con temperature sotto media di qualche grado, direi. E resteremo più o meno così, mi azzardo a dire, fino al giorno di San Valentino. Diciamo 1-2 gradi sotto media, anche se il tempo nel complesso si manterrà abbastanza discreto. E poi sembrerebbe che si prospetti una sensibile risalita termica con valori che potrebbero andare anche di 6-7 gradi sopra media, quindi una sorta di anticipo di primavera, possiamo chiamarlo, però ancora presto per avere, diciamo, certezze in merito. Questo lo vedremo poi prossimamente, nei prossimi giorni.